Stormlord, un videogioco del 1989. Ragazzi, bentornati sul canale ed è a questo che andiamo a giocare, o perlomeno andiamo a provare, perché è un gioco che non ho mai fatto in vita mia, forse sì, ma roba di pochi minuti. In passato ero piccolino, avevo 4 anni, in seguito nemmeno ho avuto il piacere di provarlo, perché è un gioco che non è facile, ragazzi. Io mi sono perso nel primo quadro, già mi ero perso, però adesso vediamo, grazie all'aiuto magari di internet riusciamo ad andare un po' avanti, perché adesso vi spiego dove mi ero inceppato. Stormlord, un videogioco pubblicato dalla Euson Consultants nel 1989 per ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC e MS-DOS. Ragazzi, alcuni di queste console nemmeno me le ricordo, a parte il Commodore 64, l'Amiga e l'Atari. L'intento nostro è questo: andare a scovare tutti i giochi del passato, magari ritornare nel passato e vedere se ci sblocchiamo dei ricordi insieme a voi. Fatemi sapere se Stormlord lo avete giocato in passato nei commenti, ragazzi, e lasciando un like se vi piace il video, se vi piace la playlist dedicata ai giochi del passato, che potete trovare qui sul mio canale. Dopodiché in seguito è stato convertito per Mega Drive e Genesis, quindi siamo lì. Oggi infatti siamo su Sega Mega Drive, e nel 2006 ne è stata pubblicata anche una versione per cellulari, quindi dal 2006 lo abbiamo potuto giocare anche per cellulare. Il videogioco in breve segue le avventure dell'antico guerriero chiamato Stormlord, appunto invocato per liberare numerose fate che sono state intrappolate in alcune bolle da un incantesimo della malvagia regina Bad. Che cacchio di nome è Bad? Che vuole governare il loro mondo incantato, chiamato The Realm. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito a giocare, a provarlo. Vi faccio vedere dove mi ero inceppato. Come al solito è spento il mio pad. Allora, la cosa che non mi piaceva già è... Vabbè, stiamo parlando di un pad più recente, che dovevo saltare col quadrato invece che con la X. Sono troppo abituato a saltare con la X. Invece qua dobbiamo saltare col quadrato e dobbiamo sparare con la X. Non stare attenti a questi bruchi maledetti. Questi bruchi hanno il potere di ammazzarci. Allora, uno cosa fa, no, ragazzi? Cosa fa di solito? Inizia a scorrere verso destra il gioco. E che succede? Trova una porta chiusa e sopra c'è una catena con quella specie di isoletta lì. Allora, io cosa ho potuto pensare, secondo voi? Di saltare qua sopra, ma il problema è che non riuscivo a saltare. Dopodiché sono morto. Infatti sono morto. Dopodiché ho pensato... Oh! No, raga, non si girava in 2 secondi, ragazzi. Allora, i pulsanti sono abbastanza reattivi, ma non tanto. Ti devi girare velocissimo, questi bruchi rompono. Allora, io... Dicevo, saltavo qui, ma non riuscivo. Poi, cosa facevo? Sparavo pure. Cosa facevo? Saltavo e sparavo. Oh, se tengo premuto mi esce la spada ogni tanto, raga. Bellissimo, se tengo premuto muoio. Comunque, ragazzi, non riuscivo ad andare avanti qui, a questo pezzo. Perché saltavo, sparavo, non succedeva niente. Non sapevo cosa fare, la porta non si apriva. Sono andato su internet a vedere un gameplay. Sono andato su YouTube a vedere un gameplay e... Il problema è che riuscivo ad andare avanti nel primo quadro. Non riuscivo ad andare avanti nel primo quadro. Era che all'inizio dovevo andare a sinistra e non a destra. Porco cane, io pensavo che questa fosse una statua che diceva: cacchio, vai a destra. E invece no, dovevamo andare a sinistra. Come vedete, ragazzi, non riesco a saltare nemmeno. C'è questa specie di pallina che mi fa morire, vaffanculo. E infatti qua, ragazzi, siamo morti. Comunque c'era la chiave lì che dovevo prendere per aprire la porta che abbiamo trovato all'inizio. Cosa voglio dire con questo? Nei giochi del passato non c'era nessun tutorial che ti diceva cosa fare. O più che tutorial, non c'era niente che ti diceva, che ti aiutava quando magari rimanevamo bloccati per ore e ore a capire cosa dovevamo fare. Nei giochi recenti, come sapete, a un certo punto ti esce una freccetta oppure ti esce una scrittura che ti dice: devi andare lì, il tuo obiettivo è quello. Quindi magari ci fa capire meglio cosa dovevamo fare. Nel passato rimanevamo qui in questi giochi ore a capire cosa dovevamo fare. Oh, il mago di Oz. Ok, quindi lì c'è la fatina nella bolla, dovremmo riuscire a liberarla. Però non devo andare in quella zona, devo tornare indietro, ragazzi. Siamo soltanto al primo quadro e veramente io mi ero già bloccato, ve lo giuro.
Sapevo come andare avanti. Allora, abbiamo sbloccato la porta. Qui c'è sto coso qua che non so cosa serve. C'è un ombrello che me l'ha fatto prendere. Comunque, se... Niente. Niente. Non muore sto coso. Io non so se prendere l'ombrello o quel coso, ve lo giuro. Vabbè. Torno indietro. Ok, allora, se mi metto qua sopra, arriva un'aquila che ci porta a salvare la fata. Non si capisce veramente nulla. Ma guarda, sto pirla. Ah, ok, devi tornare l'aquila, prendermi, riportarmi dove stavo. Niente, arriva sempre quest'aquila che mi porta in giro per tutta la mappa. Mi fa fare un tour della mappa. Abbiamo visto che c'era un'aquila lì. C'era una chiave, voglio dire. C'è questa. Ragazzi, sto gioco è difficilissimo, ragazzi, ve lo giuro. Ragazzi, sto gioco è difficilissimo. Difficilissimo. Torno qua. Mi porta indietro di nuovo. Io non finirò mai questo quadro, ve lo giuro. C'è una chiave lì. Come... Ok, devo andare a prendere quella chiave, sicuramente. Anzi, però si muore spesso in questo gioco. Però si muore spesso. Quasi non muoiono, no! Ma non muoiono, però. Niente, devo morire per salvare una fata. Niente, non si possono sparare. Perché non muoiono? Non uscirò mai più da qui. Non uscirò mai più da qui, raga! Le mosche nei giochi del passato erano gli esseri più forti del mondo. Proviamo. No, non posso morire qua, dai. Nessuno muore qui. Alcune volte non saltava, ragazzi, ed eri morto. Tu spingevi, però, non lo so, la risposta del pad non era. Guarda, non mi puoi spawnare lì davanti come un pirla. Lasciamo stare l'ombra. Ma mi scordo che si rompe sto coso, raga. Eccola qui, la chiave, che non mi ricordo che porta apriva. Oh, le mosche mi stanno seguendo, non è giù. Oh! Tacci mosci. Mi scordo che la X si spara, ve lo giuro. Cos'è quest'altro mostro shuttle? Cos'era? Un... Oh, guarda lì! Tacci mosci. Che culo! Che culo, no! No, sono morto, sì. No, 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 era difficilissimo, ragazzi, ve lo giuro. Però erano troppo belli. Oh, mi sa... Non mi puoi creare un essere che corre di più di me. Se io voglio scappare, come faccio? La risposta del salto quando arriva. Comunque, ragazzi, il primo quadro non lo finirò mai, ve lo dico già. Io non vi faccio manco nascere, ve lo giuro. Non vi faccio manco nascere. Perché mi fa iniziare da capo ogni volta? Ho preso 12 volte la chiave. Ragazzi, chi ha finito sto gioco veramente è un campione, altro che campione di Fortnite e di Warzone, ve lo giuro. Allora, la fatta non la salvo più. Mi ha scassato le palle. Le uova è meglio romperle subito. Subito frittate. Vai a cacare. Vai, vai. Cos'è qua? Chi sta cagando tutte queste uova? Chi è che sta cagando tutte queste uova? Che culo, guarda la porta, la porta, la porta. Ok? Ora ci vuole un'aquila che mi porta chissà dove. Fa saltare tutto il quadro. Non finisce mai il quadro, ragazzi. Hai capito male? Via. Brutto mago di merda, prendi questo. Le mosche, state ferme lì. Guarda i maghi, maghi, maghi. Bene, ho aperto un'altra porta. Che in pratica, raga, non serviva un cazzo. Non dovevo aprire sta porta, dovevo aprire quella della fata di Dio, mannaggia. La chiave. E questi cosi che non sembrano nemmeno, ragazzi. Io vedo tutto un colore, vedo, ve lo giuro. Perché mi spawna sopra al mostro? Non mi puoi spawnare sopra al mostro. Oh. Cioè, ma cos'è radioattivo? Se io lo tocco o muoio? E non posso sparare attraverso i muri, attraverso gli alberi. E il mago mi mena una cosa e mi uccide così. Ragazzi, questo gioco è molto complicato, però ha il suo fascino perché ci sono tanti, diciamo, piccoli enigmi che ti dovrebbero far andare avanti. Io non ho capito bene l'andazzo della situazione, a parte le chiavi che servono per aprire delle porte. E poi abbiamo degli ombrelli che non so come utilizzare. Abbiamo dei vasi che non so come utilizzare, però ragazzi, questo era Stormlord del 1989, pubblicato nel 1989.
Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere con commento e like, prima di tutto, e se vi piace il canale in generale, potete iscrivervi per non perdervi più nessun video dei giochi del passato, ma anche dei giochi del presente. Vi invito di nuovo ad andare a vedere la playlist dedicata ai giochi del passato e noi ci vediamo a un prossimo video. Let's go!